Buon pomeriggio e bentornati sul mio canale. Negli ultimi video vi ho parlato del primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, e delle sue due mogli, Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena e Rosa Vercellana, la bella Rosina. Se non li avete ancora visti, vi invito a recuperarli. Vi avevo però accennato che avrei fatto altri video, in cui avrei raccontato alcuni dettagli più intimi, di minore importanza storica, ma rilevanti per capire a fondo il carattere di Vittorio. Oggi infatti vedremo 15 curiosità sul primo re d'Italia. Vittorio era un uomo di bassa statura, non superava il 1,58 m, e i suoi lineamenti non erano particolarmente aristocratici. Apparivano molto marcati e non erano raffinati come quelli della sua famiglia. Il padre, re Carlo Alberto, era alto quasi 2 metri, così come il fratello Ferdinando. La madre Maria Teresa era bella e slanciata. Vittorio quindi non gli somigliava per niente. Oltretutto era anche rozzo e spavaldo. Non sembrava avere niente a che fare col tipico esponente di casa Savoia. Qualcuno pensa che il Vittorio Emanuele ufficiale non fosse quello reale e che quello vero non fosse morto come racconta la leggenda sul suo conto, ma abbia avuto un'altra vita. Come vi dicevo nel video su di lui, a causa del fatto che non somigliasse per niente ai membri della sua famiglia, cominciò a circolare la voce secondo cui fosse morto durante un incendio, avvenuto a Poggio Imperiale quando lui aveva solo 2 anni. La sua nutrice, Teresa Zanotti Racca, a causa di una candela, appiccò per sbaglio il fuoco mentre cercava di uccidere alcune zanzare che ronzavano attorno al piccolo. Secondo la versione ufficiale, la donna salvò il piccolo, ma era piena di ustioni e dopo qualche giorno morì. Molti trovarono strano il fatto che lei fosse morta, mentre Vittorio ne fosse uscito quasi completamente illeso. Così, visto che in quei giorni a un macellaio era scomparso un bambino, per poi essere stranamente diventato ricco, nacque la leggenda secondo cui fosse morto fra le fiamme e sostituito col figlio del macellaio. Ma qualche anno fa, una famiglia di Arezzo, i Verecondi, affermò di essere discendente di Vittorio, raccontando che il bambino dell'incendio rimase sfigurato e gravemente ustionato, ma non morì. Venne curato e sopravvisse. Il piccolo sarebbe stato affidato alla nobile famiglia Ferristori e controllato con molto interesse dai Savoia che ne pagavano il mantenimento, e dal vescovo di Arezzo, Albergotti, che scelse per lui il nome di Fausto Verecondi. Il bambino divenne adulto, si sposò ed ebbe 5 figli, e col tempo si arrivò all'attuale discendente, Umberto Verecondi, che ha dei tratti aristocratici, è alto quasi 2 metri ed è biondo con gli occhi azzurri. Qual è la verità? Ad alcuni questa versione non sembra impossibile, perché in passato non era insolito che nelle famiglie reali i bambini malformati venissero allontanati e non apparissero nemmeno nelle foto di famiglia. Lo stesso Done, figlio di Vittorio e Maria Adelaide, che era affetto da nanismo e deformità, venne confinato a Genova e non apparve mai nelle foto di famiglia. È solo una voce? Probabilmente sì, ma si sa, le leggende piacciono a tutti. La verità probabilmente non si saprà mai, a meno che gli attuali discendenti Savoia non accettino di effettuare un test del DNA. Vittorio era uno che regolava per filo e per segno tutte le ore e i minuti della sua giornata. Era raro che non facesse coincidere gli orari. Ogni mattina si alzava molto presto, intorno alle 4, e la sera non andava mai a letto tardi. Nelle sue giornate tipiche, appena sveglio si prendeva cura dei suoi cani e dei cavalli, e quando ne aveva voglia andava nelle campagne vicine per dedicarsi alla caccia. A giorni alterni riservava gran parte della mattina o del primo pomeriggio alle udienze private o agli incontri ufficiali. Riceveva in piedi quando voleva che una visita durasse poco, e si sedeva di fronte all'ospite quando invece era necessario che l'incontro fosse più lungo. Poi mangiava, si riposava, e dopo qualche altro incontro o essersi fatto aggiornare delle notizie di cronaca giornaliera, faceva un giro in carrozza, andava in città o in campagna e ritornava alla reggia nell'imbrunire. La sera invece riceveva le visite dei familiari e delle persone intime, talvolta anche di qualche ministro che voleva incontrarlo in privato. Vittorio Emanuele fu tradito, ebbene sì. Così come molti re della storia, è noto per aver avuto parecchi amanti e figli illegittimi. Nel suo caso furono talmente tanti che Massimo D'Azeglio una volta disse: «Il nostro re, più che il padre della patria,
pare voglia diventare il padre di tutti gli italiani. E quando veniva chiamato il padre della patria, c'è chi con ironia sosteneva che in effetti la patria l'avesse messa al mondo tutta lui. Nonostante avesse molto affetto per lei, non aveva scrupoli a tradire la moglie Maria Adelaide, in particolare con l'amante Rosa Vercellana, che divenne poi la sua moglie morganatica. Ma ciò che non sapete è che anche lui fu tradito. Fra le sue amanti vi fu una donna di nome Emma Yvonne. La donna lavorava come attrice, e tanto per rimanere in tema, sembra che la loro storia si sia conclusa in un modo teatrale. Vittorio, reduce da una passeggiata coi suoi cani, arrivò nel luogo dove solitamente incontrava la ragazza e la trovò nuda e scompigliata. Divenne allora sospettoso ed ebbe conferma che qualcosa non andasse quando i suoi cani fiutarono qualcuno che si nascondeva sotto il letto, abbaiando ferocemente. Ne uscì fuori un uomo completamente nudo. Si trattava del barone Francesco De Renzis. L'uomo, impaurito e confuso, cercò in fretta i suoi vestiti e fuggì indossando solo i calzoni o poco più. Vittorio sorrise e chiuse la storia con eleganza, inviando poi alla ragazza un gioiello e un biglietto d'addio che conteneva frasi spiritose. Vittorio fumava molto, anche la mattina appena sveglio. Vi era un oggetto che portava sempre con sé, come fosse un compagno indivisibile. Si trattava di un portasigari molto grande, che conteneva in particolare sigari d'avana, che occupavano molto spazio. Ne aveva tanti sia per se stesso, sia perché aveva l'abitudine di offrirli agli altri. Vittorio aveva un vero e proprio chiodo fisso, le donne e la sessualità in generale. Ne era talmente attratto che non distingueva le classi sociali. Andava sia con le dame reali che con le popolane, se erano di suo gradimento, e preferiva quasi sempre le seconde, soprattutto se erano giovani. La stessa Rosa Vercellana, quando lui se ne invaghì, aveva solo 14 anni. Non si faceva di certo scrupoli se si trattava delle donne dei suoi amici più intimi. Ebbe perfino una storia con la moglie di suo fratello Ferdinando, che era rimasta vedova, Elisabetta. Vittorio le preferiva sode, formose, disinibite, e addirittura diceva che voleva emanassero odore di femmina. Da questo punto di vista aveva una natura selvaggia e scatenata, piena di impulsi ai quali non sapeva proprio resistere. Probabilmente gli piacque anche la moglie Maria Adelaide, visto che rimase incinta ben 8 volte, nonostante non rientrasse in quelli che erano i suoi gusti estetici. Lei però era gracile e sciupata, non era adatta a placare i suoi impulsi irrefrenabili, e sembra che prima di infilarsi nel letto con Vittorio pregasse a lungo. Lui non sapeva resistere al richiamo della sessualità. Si dice che a volte amasse contemplare le donne che si presentavano nude davanti a lui, ballandogli intorno, mentre fumava i suoi sigari per poi procedere all'atto sessuale. E sembra anche che qualche volta, di notte, si svegliasse di soprassalto chiamando l'aiutante di servizio, gridandogli di volere subito una donna. Il poverino di turno era costretto a cercargliela girando per i bordelli della città, e non poteva mica essere una qualunque, doveva rientrare in quelli che erano i suoi gusti. Amava i rapporti sessuali talmente tanto che intuì la sua fine ancor prima di finire malato a letto. Si racconta che al suo medico disse: «Sa, dottore, non mi va più tanto. Brutto segno». Sembra che Vittorio avesse trovato un modo alquanto bizzarro per proteggersi dalle superstizioni. A quanto pare aveva l'abitudine di farsi crescere per un anno intero le unghie degli alluci. Dopodiché le affidava al suo orafo, che aveva il compito di incastonarle in oro e diamanti, creando così dei talismani portafortuna che poi lui regalava alle sue donne. Dopo la sua morte, suo figlio Umberto I recuperò uno di questi talismani che Vittorio aveva regalato a sua madre Maria Adelaide e lo regalò al conte di Mirafiori. Nonostante Vittorio avesse parecchi amanti, si sa, la sua preferita rimase sempre Rosa Vercellana, la bella Rosina, di cui sembrava sinceramente innamorato, e fece di tutto per convincere i suoi figli ufficiali a giudicarla con simpatia. Nel 1864 scrisse una lettera a sua figlia Clotilde, nella quale giurava: «Non ho mai amato in questo modo che la tua santissima madre e poi questa, a cui un terribile destino e un grande amore da ambo le parti mi unì. Cercai, cercammo da principio tutti e due varie volte di separarci, ma circostanze strane ci riunivano, sempre malgrado noi».
e poi aggiunse: «Ora bisogna che io ti dica una cosa che ti parrà strana, ma è pure così». La Rosa, spinta da un sentimento di alta delicatezza, mai mi parlò di matrimonio, temendo di far cosa contraria all'onor suo spingendomi a ciò. E tutte le volte che io ne parlai, mi disse di temere di far dispiacere ai miei figli, preferire la morte a quello che si potesse dire un giorno, che essa fu quella che mi spinse a un passo falso. Un paio di volte alla settimana andava a teatro, quando vi era qualche spettacolo di musica o danza, anche se preferiva la seconda. Ma non si tratteneva quasi mai fino alla calata del sipario, perché voleva tornare a casa. Tutti conosciamo la famosa Galleria di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II. Costruita nella seconda metà dell'Ottocento, fu dedicata al nostro Vittorio, dal quale infatti prese il nome. Si racconta che fu proprio lui, il 7 marzo del 1865, a posare la prima pietra, alla presenza di molte autorità del tempo, fra le quali vi era il sindaco di Milano, Antonio Beretta. Il legame che Vittorio aveva con la bella Rosina era saldo al punto che quando erano insieme, la sera, lui gli raccontava gli affari dei quali si era occupato durante la giornata e lei invece lo aggiornava su come procedesse la vita dei loro figli, Vittoria ed Emanuele, e di ogni gioia o preoccupazione che i due le procuravano. Insomma, la tipica vita di coppia molto comune a noi oggi. Fra le amanti di Vittorio vi fu una donna molto famosa. Si trattava di Virginia Oldoini, la contessa di Castiglione, che veniva considerata la donna più bella d'Europa ed ebbe un ruolo molto importante nelle questioni politiche, ma di lei vi parlerò a breve. Ebbe la storia con Vittorio quando entrambi erano vedovi e si trovavano a Firenze, che allora era la capitale. Lei cercò di allontanarlo dalla bella Rosina, ma lui alla fine preferì Rosa, come sempre. Il guardaroba di Vittorio non era pieno di vestiti e accessori come si potrebbe pensare quando si parla di un re. Era più fornito di divise militari e uniformi da generale, più di quante ne avesse bisogno. Ma gli abiti normali e gli accessori a quanto pare erano pochissimi. Si trattava per lo più di gilet, ampie giacche e ampi pantaloni, e il tessuto non era neanche eccellente. Di biancheria invece ne aveva tanta, e quella era di buona qualità. Si vestiva di nero quando faceva passeggiate, ricevimenti ordinari o per andare al teatro, e di grigio misto per tutte le altre circostanze. Famosi erano i suoi colletti rivoltati a lunghe punte in giù, tanto che nei negozi di biancheria bastava chiedere i colletti alla Vittorio Emanuele per farsene dare un campione. Per lui oltretutto non esistevano stagioni, quindi che facesse caldo o piovesse a dirotto, lui indossava la stessa quantità di capi e della stessa pesantezza. Nei casi rari in cui lo si vedeva con qualche indumento in più o con addosso qualche tipo di cappotto, si poteva tranquillamente supporre che fosse malato. Capitava infatti che in queste circostanze i medici gli ordinassero di coprirsi. Non amava molto i cappelli a cilindro, ma li indossava comunque e non ne aveva più di un paio. Ne portava uno anche per molti mesi e non era mica facile convincerlo a cambiarlo. Anzi, li preferiva vecchi e molto usati. Quando andava a caccia metteva un cappello alla calabrese e ai piedi indossava grossi e pesanti stivaloni. Il Figaro in un suo articolo, parlando di lui, disse: «Vittorio Emanuele è forse l'uomo più semplicemente vestito di tutti i suoi stati». E nel vederlo si capisce l'esclamazione di un lazzarone napoletano che disse, un giorno che il re passava per una delle vie di Napoli: «Ci sovraccaricano di tasse e non hanno neppure cuore di comprare a Vittorio un paio di pantaloni nuovi». Il sovrano sentì questa esclamazione e ne rise di cuore. Quando Vittorio Emanuele morì, il suo studio al Quirinale fu ispezionato dal nuovo re, Umberto I, e dai suoi collaboratori, e vennero trovate tre cose. La prima era un'enorme stampa fotografica, che ritraeva la contessa di Castiglione completamente nuda. Che scandalo, perfino per un uomo dalla fama come quella di Vittorio. Umberto comunque la distrusse. Poi fu ritrovato un bastone da passeggio spezzato in due, con un'etichetta attaccata sulla quale era scritto: «Bastone rotto sulla schiena di Don Margotti, per quanto scritto su Rosina». Margotti era il direttore di un giornale e fu fra quelli che sperimentò a proprie spese di quale protezione godesse Rosa Vercellana. La terza cosa ritrovata fu una valigia,
grande e pesante, che conteneva 20 milioni di lire in fogli da 1000 freschi di stampa, una cifra mostruosa per l'epoca. A Vittorio a quanto pare non piaceva rimanere senza contanti. Umberto comunque prese la valigia e tacque. Nell'autunno del 1855, Vittorio Emanuele fece visita a un suo potente alleato, la regina Vittoria. Lei all'epoca aveva poco più di 35 anni, rimase molto colpita da lui e lo dipinse così nei suoi diari. Il re ha uno strano aspetto, non è molto alto, ma di corporatura massiccia. Ha due occhi azzurri sporgenti, che fa roteare in modo particolare quando si imbarazza, si compiace o è colpito da qualcosa in particolare. È un uomo rozzo, spesso è sfrenato nelle passioni, soprattutto con le donne. Balla come un orso, parla in modo sconveniente, ma se entrasse un drago, sono sicura che tutti fuggirebbero tranne lui. Sguainerebbe la spada e mi difenderebbe. È un cavaliere medievale, un soldato, questo Savoia. E poi ancora, quando lo si conosce bene, non si può fare a meno di amarlo. Egli è così franco, aperto, retto, giusto, liberale e tollerante, e ha molto buon senso profondo. Non manca mai alla sua parola, e si può fare assegnamento su di lui. Questa descrizione sembra più che amichevole. È evidente che ne fosse rimasta particolarmente affascinata, e quando morì, il 9 gennaio del 1878, ne rimase molto dispiaciuta. Queste erano 15 curiosità sul primo re d'Italia. Se ne conoscete altre, condividetele pure nei commenti e fatemi anche sapere se volete altri video simili. Se questo vi è piaciuto, lasciate un like. Alla prossima, ciao!